Appuntamento con la nostra rassegna stampa. Prima del mattino di Puglia e Basilicata, in questo caso in apertura c'è Stellantis legata al caso Ilva, nel titolo eccolo qui, brividi lungo la schiena dell'Italia. Resta alta la tensione col governo mentre i sindacati chiedono a Meloni di convocare Tavares che in Italia apre un anno col botto. E poi scendendo la prima pagina la notizia dell'addio di Sgarbi, ciclone Sgarbi sul governo San Giuliano senza dignità, dice l'ormai ex sottosegretario. Fase sindacati a chiedere l'apertura di un tavolo che possa coinvolgere i sindacati stessi, il governo e Stellantis, perché devo dire che i messaggi che sono arrivati dall'azienda sono a dir poco ambigui, perché è la stessa azienda che ha parlato del rischio di chiusura di alcuni stabilimenti e quindi di una caduta dei livelli occupazionali, che è una cosa molto preoccupante. Intanto è preoccupante per i posti di lavoro e per le persone che appunto li perderebbero, e poi è preoccupante anche per una parte importante dell'economia italiana, insomma. Non dico che siamo ai livelli di qualche anno fa, quando veramente la Fiat costituiva quasi la spina dorsale della produzione del paese, non sono più quegli anni, sono anni ormai dimenticati, lontanissimi, però comunque è una presenza ancora significativa e importante. Tra l'altro è una fase di passaggio, perché non dimentichiamo che Stellantis, almeno in teoria, sarebbe chiamata poi alla transizione ecologica che costituisce proprio il senso di chi fa automobili in questa fase storica in Europa. Per cui Stellantis, fra realtà e forse qualche minaccia, è in mezzo al guado. Il governo ha lanciato segnali a sua volta un po' contrastanti. Prima qualcuno ha detto addirittura si potrebbe entrare nel capitale Stellantis, una cosa molto forte, addirittura immaginare una parte di azionariato pubblica in Stellantis, davvero anche quasi eccentrica e stravagante. Oggi invece il segnale è stato di tutt'altra natura. Niente sussidi e non entriamo nel capitale, quindi, come dire, in senso opposto. Vedremo Forse è quale il momento linea di sceglierà il governo, perdonami se ti interrompo, ma purtroppo certo, è così. il nostro tempo sta finendo, vedremo come evolverà questa vicenda, come ricordavi tu, posizioni differenti da un giorno all'altro, bisogna anche capire come reagire a questo che è stato un po' un fulmine a ciel sereno, non ci si aspettava questa uscita da parte di Stellantis.